Barone Vassallo, siamo a domenica 22 settembre 2024. Buongiorno a tutti. Voglio aprire questo video subito facendovi vedere un video di una nevicata. Ma questa nevicata è al Polo Nord, all'Antartide, in Svezia, in Norvegia, in Normandia? No. Dopo scoprirete dove. Se io vi dico Sudafrica, voi cosa pensate? Al sole o alla neve? Andiamo a leggere la notizia. Nevicata storica in Sudafrica, paralizzata l'autostrada N3, Johannesburg-Durban. Eccezionale nevicata in Sudafrica, immagini incredibili dall'autostrada N3, completamente paralizzata. È la più importante del paese. Un'eccezionale nevicata sta colpendo in queste ore il cuore del Sudafrica. La neve cade copiosa al punto di paralizzare la principale autostrada del paese, la N3 Route, che collega Johannesburg a Durban. Camion sono parcheggiati sul ciglio della strada da ieri. Gli autobus che viaggiano tra le province oggi erano bloccati nelle stazioni di servizio da circa 7 ore. In alcune regioni le nevicate hanno raggiunto fino a 2 metri, ha riferito l'Organizzazione per la promozione della sicurezza stradale, Arrive Alive Sweets. L'autorità sudafricana di gestione delle frontiere ha dichiarato di aver chiuso 3 valichi di frontiera con il piccolo regno dell'Esodo a ovest a causa del grave pericolo provocato dalle condizioni attuali. Si tratta di un evento anomalo, fuori stagione, totalmente incredibile, in quanto settembre in Sudafrica segna l'inizio della primavera. Durante questo periodo, infatti, il paese comincia a svegliarsi dal torpore invernale, con temperature che aumentano gradatamente la natura che rifiorisce. Settembre, infatti, in Sudafrica è un mese di transizione, con temperature che diventano più miti rispetto all'inverno. Le giornate si allungano e le temperature possono variare tra 15 e 25 gradi a seconda della regione. Questo rende storicamente il periodo piacevole per le attività all'aperto e particolarmente indicato per visitare parchi naturali, fare safari o esplorare le città costiere. Settembre, infatti, è considerato uno dei mesi più adatti a visitare il Sudafrica. La nevicata di oggi è un evento storico di proporzioni epocali per il paese e per tutto il continente africano. Sono previste nuove nevicate e sono in vigore allerta per diverse regioni del paese, ha dichiarato il meteorologo Lutando Mastrini, parlando di un caso estremo. Allora, per decenni, tanti di noi non hanno creduto alla possibilità di modificare tramite geoingegneria il clima, di modificare tramite geoingegneria quello che avveniva. Ora ditemi voi, vi sembra qualcosa di normale
la neve in Sudafrica a settembre? Qui veramente siamo arrivati a un punto in cui stanno giocando come il gatto con il topo. Come fate a non poter definire questa cosa come uno scherzo di geoingegneria, di ingegneria climatica? Quella che Giuliacci raccontava, rappresentava come la possibilità data anche al deserto degli Emirati Arabi di avere pioggia quando e come si voleva. Adesso, secondo me, stiamo andando oltre. Stiamo andando oltre, non basta più la pioggia. Si è riusciti ad arrivare anche a qualcosa di più estremo, come la neve. E automaticamente potranno gestire entrambi i climi. Clima secco, clima piovoso, clima mite. Non ci sono altre spiegazioni, perché a questo punto, se come dicevano loro, c'è questo terribile riscaldamento della crosta terrestre, il deserto dovrebbe aumentare, non diventare una coltre di neve. Ragazzi, si sta scherzando e si sta giocando a fare Dio. Tutto questo porterà presto o tardi, grandi brutte conseguenze. Ne possiamo stare certi. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.